bello della tambutiata è proprio questo, che quando riescono a creare quell'atmosfera magica che alle volte solo la tamburriata riesce a creare, quel cerchio magico, cioè che si esce praticamente da ogni dimensione e non possiamo stare tre amici, bastiamo, non servono cantori professionisti, assolutamente non serve nessuno di un'orchestra, servono tre persone, quattro persone. A me è capitato tre persone con una passione forte per la tamburriata, che abbiamo fatto 4-5 ore, non ce ne siamo accorti, perché quando si crea quel cerchio magico, quell'atmosfera magica, ripeto, che solo la tamburra riesce a creare, la tamburriata riesce a creare, si può stare per ore senza nessun problema. Ma c'è un po' però d'acqua ogni tanto. Sono pochi vini. Vabbè, sono ritmi terapeutici comunque che aiutano a stare bene. La tamburriata, soprattutto quella di Pagani, che noi l'abbiamo, siamo riusciti a conservarla, questa è una cosa importante. Siamo riusciti a conservare questa nostra suonata che chi diciamo si occupa diciamo di questo mondo lo sa bene, più ci avviciniamo al Vesuvio e più le danze sono più frenetiche, sono più veloci. Ci sono pure tanti tipi di tamburriata. In Campania sono almeno 7 stili di tamburriata diversi. Quella di Pagani, che poi la classica, è terapeutica, sì. Cioè è proprio un ritmo del cuore, è proprio questo ritmo binario che ci lega sia alla terra ma al cielo, e quindi questa doppia dimensione che lascia questa tamburriata, veramente ci vuole pochi, ci vuole una tamburra, due tre cantori e un paio di ballerini, cioè due ballerini. Il ballerino è un massimo, diciamo che è completo. Entri in una dimensione che puoi starci veramente, noi quei tre giorni che viviamo dalla festa, per noi passa, volano, mi sembra che non vediamo, ma li viviamo intensamente, notte e giorno. Ecco, infatti per nasce noi l'arrivo della festa diciamo che è la fine. Perché viviamo in un modo così frenetico l'arrivo alla festa, che ma noi iniziamo pure un mese prima, però quando arriva penso che loro sono d'accordo con me, quando arriva dico sempre è finita, rimasta buona Natale, certo. A me capita quando è la Madonna delle Galline, io non so ballare né tantomeno faccio lo storico della Madonna delle Galline, no, sono conoscenze mie che ho maturato nel corso degli anni, dei miei studi, che non ho scritto niente sulla Madonna delle Galline, l'ho raccontata ma non ho scritto nulla, però quando viene la Madonna delle Galline io non riesco a tenere frenato il piede, in special modo quando vado ad ascoltare le tamburriate, mi viene la voglia di muovermi, mi vergogno, e dici ma come persona ti dà la faccia tosta? Sì, ho la faccia tosta per certe cose, per altre no. Peraltro vivo il sentimento, la passione dentro di me. L'unica cosa è di esterno, questo piede non riesce a stare fermo. Il ticchettio che proviene dalla tamburra mi porta a muovermi. Non lo so perché, forse perché sono legato anche inconsciamente a quella che è la tradizione, la storia di questa terra, ripeto, di questa terra meravigliosa che è l'Agro Nocerino Sarnese, che ha una sola storia, ma che poi si è divisa in tante storie diverse quando sono nati i comuni, i municipi. È proprio così. Prima era una sola grande, bella storia. E continuiamo questa simpatica chiacchierata. Elio, ma queste canzone le stai tramandando anche alla tua famiglia oppure no? Sicuramente, diciamo che è un mio obiettivo tramandarle perlomeno a mio figlio. Speriamo che ci riesca in questo, dobbiamo vedere. Ma secondo te? Io ci metto tutta la mia forza. Bellissimo, questo è bello. Enzo, ma quando vai fuori dall'agro, tu sei un artista, io ti ho apprezzato fin dal primo momento in cui ti ho sentito cantare. Ascoltano, e come ascoltano? Vengono presi da questi canti? Assolutamente sì, professore. Io ho la fortuna di diciamo portare in giro quest'arte, questo sapere tutto l'anno, non solo nei giorni della festa. E sono sempre molto orgoglioso di quando
io propongo dei brani miei, cioè su tutta una serata, però arrivo al punto in cui proprio sento la tamburriata, chiaramente, e quindi presento Pagani durante la nostra festa. È sempre un modo per invitare le persone a partecipare a questo nostro modo di fare festa. E vi dico che c'è molta molta voglia di conoscere, soprattutto molte volte mi chiamano non solo a fare delle serate, dei concerti, ma anche a tenere degli stage, degli incontri, dei racconti su cui, come stiamo facendo noi adesso, proprio per conoscere bene quella che è questo mondo, perché c'è veramente molto molto interesse. Sono stato in Francia, in Spagna, e lì i francesi, con tutto che c'era una difficoltà linguistica chiaramente di certe cose, però sono rimasti molto molto contenti. Abbiamo avuto ospiti qua, e quindi questa è una musica che crea dei collegamenti assurdi, come lo fa nell'arte, bellissimi. Però la musica popolare ancora di più. Elio, Gino tuo fratello, secondo te è ritmico con la tamborra? Critichiamolo. No, Gino va benissimo con la tamborra, è un po' sulla durata che non va bene. Ah, ecco. Ma mosce subito, prof. Sì, però, non sono durato nel tempo. Però se gli diamo qualche cosa da mangiare o da bere, lì la durata si è sa quando si inizia, non si sa quando si finisce. Ma lì la durata è mangiato. Prima di concludere, un pezzo accompagnato dai due fratelli, Gino ed Eli. Un pezzo tuo che porti all'estero. Ok, facciamoci stunata per suonare, dai. Dai, suoniamo insieme, dai. Elio, tu suonare le castagnette? O il tamburo? Sì, no, le castagnette. Ma questo è un brano che ho scritto, l'ho dedicato appunto a questo strumento meraviglioso che accompagna l'uomo da sempre, come avete detto anche voi. Il tamburo, diciamo che nasce prima così, nasce senza cimbali, certo. Chiamato muto, ma in realtà ha questo suono un po' più basso, e poi nel mondo occidentale appunto viene inserito questo cimbalo. Stunate vo suonà. Ieri sera una festa ma cantare un tamburo. Ma basta tutte paura. A sentire lontana la voce che mi chiama. O sciamano, o sciamano, o sangue in mano. O sciamano, o sciamano, o sangue in mano. Tu tamburo mi ha salvato, ma accompagno ogni mattina. L'amore mi accompagna, dove stai? Gino, a chi vuoi dedicare questi momenti? Io li voglio dedicare a Pagani questi momenti, perché a volte il popolo paganese dimentica chi è, oppure vuole dimenticare chi sono, ma non è così, prof. Io spero che i paganesi possano cambiare, come disse Stallone, tutti possiamo cambiare, certo. Però non è in questo caso, perché ho una certa età, diciamo, vedo che Pagani è cambiata tanto, i paganesi, in peggio o in meglio? In peggio. Vedo che i paganesi non amano più Pagani, gli piace stare al centro dell'attenzione, gli piace giudicare, fare, poi quando serve dire una cosa, chiude una porta, chi ce ne posto, non deve essere così, prof. Il paese è nostro, è come è casa nostra, va curata, come le tradizioni vanno curate, come i ragazzi che vogliono imparare vanno curati, la vorrei dedicare ai paganesi. Io terrei particolarmente di dedicarla a coloro che hanno fatto grande questa festa e purtroppo non ci sono più. Mi farebbe piacere se ci potessero ascoltare, sono convinto che ne avrebbero molto piacere. Questo è bello, lo sai? Molto bella, Elio. La ti avevo preparato? Uno per tutti, piano piano. No, se tutti hanno dato qualcosa. Chi in più e chi in meno, la voglio dedicare a tutti coloro. Allora, prima di concludere con un canto
che credo debba essere nel cuore di loro tre, anche di noi altri che stiamo portando avanti questa trasmissione. La Madonna delle Galline è qui, è qui. Qui si respira aria di tradizione. Alla Madonna delle Galline sono stati legati milioni di persone, perché la Madonna è pluricentenaria, pluricentenaria. Intorno a questo santuario sono vissute migliaia, migliaia e migliaia di storie, storie umane, richieste di grazia, richieste di far star bene i bambini, richieste di aiuto in tempo di guerra, in tempo di pestilenza. E allora abbiamo voluto, io ringrazio Mario Marra e Francesco che stanno di fronte a noi, che insieme a me hanno voluto questa trasmissione, l'hanno voluta fortemente e credo che sia stata proficua, perché vi abbiamo fatto conoscere delle tradizioni da tre giovani, Enzo, Gino ed Elio. E vorrei concludere questa trasmissione, ditemi voi quale pezzo vogliamo fare. Beh, concludiamo con il canto che dà inizio a tutto, che dà inizio alla festa e anche alla chiusura della festa, che appunto è il canto a Figliola, la fronna, certo, che viene fatta all'apertura alla Madonna. Prego. Prego, Gigi. Mamre gallina mi Yes, grazie a voi. Io sarei ancora per ore ad ascoltare la tamborra e i canti devozionali, ma la trasmissione ha la sua durata. Voglio ringraziare Elio che era titubante. Abbiamo fatto i battesimi. Abbiamo fatto i battesimi, era titubante. Gino che non vedeva l'ora, perché Gino è così. Gino è così. Enzo che è un grande artista. Grazie. Ripeto, io lo conosco dagli inizi della sua carriera, ha una voce che è melodiosa e poi partecipa ai suoi canti. E partecipare ai canti, partecipare con sentimento a quello che racconta, questo non è da tutti. Io li ringrazio tutti e tre. Grazie a voi, grazie a voi. Buona fortuna a tutti e tre. Grazie. E ad maiora.
Ad Maiora. Ad Maiora. Grazie, okay. Buonasera e arrivederci a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti.